ragazze, benvenute o bentornate sul canale. Oggi in questo video andremo a provare insieme tanti prodottini Zoeva che avevate visto in una foto su Instagram che avevo postato lì e mi avevate detto che eravate interessati a vederli in azione. Per questo motivo oggi sono qui, ho realizzato questo makeup look che spero vi piaccia, dove abbiamo provato insieme questi prodottini. Alcuni mi sono piaciuti, altri un po' no, scoprirete nel tutorial quali sono. Io spero che questo video vi piaccia e vi lascio all'applicazione dei prodotti. Come primo prodotto vado a utilizzare questa palettina qui, che sicuramente visivamente vi sembrerà molto familiare perché è uguale a una palette che io adoro di Zoeva, che contiene soltanto ombretti. Vi lascio magari in alto qui il video in cui ne parlo, o trovate sulla mia pagina Facebook un tutorial in cui la vedete in azione. E sto parlando appunto di lei, la Nude Spectrum, dove praticamente ci sono tutti questi magnifici colori. Quindi se volete vederla in azione trovate su Facebook il tutorial. Si presentano sempre con questo pack soft touch nero e con queste scritte oro rosa. Questa in particolar modo è la Brown Spectrum e all'interno troviamo tutti i prodotti per le sopracciglia e in tantissime colorazioni. Vado a prendere il BR090, che è questo qui, e lo vado a utilizzare per disegnare le mie sopracciglia. Utilizzo il pennello 317, sempre di Zoeva. Sono molto pigmentati. Le polveri di Zoeva in generale, per quanto riguarda gli ombretti, questi mi sembra che abbiano la stessa texture, sono leggermente polverosi, quindi dovete prelevarli un poco per volta in maniera delicata, però sono molto pigmentati. Proviamo il colore più chiaro, proviamo questo, ma credo sia troppo chiaro per me, però molte volte ho notato che gli ombretti così in cialda sembrano chiari, poi una volta applicati, infatti guardate che comunque non è un colore chiarissimo. E vado a realizzare la parte iniziale, perché la parte iniziale solitamente non deve essere mai scura quanto la parte finale. Vado leggermente a sfumare con questo classico pennellino. Ok, realizzo dall'altra parte, ci vediamo subito dopo. Devo dire che questo pennello, il 317 di Zoeva, mi trovo benissimo. Come sapete, i pennelli di Zoeva sono i miei preferiti. Se non l'avete ancora visto, vi lascio in alto qui nelle schede il video in cui vi parlo dei miei pennelli preferiti. E in questa occasione mi avevano inviato anche alcuni pennelli della linea Bamboo, che sono questi. Non mi fanno proprio impazzire a livello estetico, preferisco quelli classici. Questi però sono molto più leggeri, ma hanno sempre le setole morbidissime. Abbiamo le colorazioni più chiare. Con il pennello 227 vado a prendere questa colorazione qui, quella opaca più chiara, e la tampono. Wow, cioè, vedete che sono polverosi ma allo stesso tempo scrivono benissimo. E vado a definire la parte sotto le mie sopracciglia. Non vado a dare parte illuminante, perché comunque all'interno avete questo opaco e due colori illuminanti, perché poi li realizzerò poi successivamente con il make up. Questa palettina qui, dove all'interno appunto, come dice il nome, abbiamo tutte tonalità molto nude, bellissime. E io direi di iniziare anche qui subito, di andare a prendere l'ombretto First Love, questo più chiaro, e lo andiamo ad applicare su tutta la palpebra per togliere un po' quell'effetto appiccicoso. Sulla palpebra non ho nessun primer, quindi vedete proprio la scrivenza del prodotto reale, così com'è. Il 223 di Zoeva, il mio pennello da sfumatura preferito, vado a provare con questo colore qua, che si chiama Pure, ad applicarlo qui, ma è molto chiaro. Quindi giusto vi dà questo colore leggero. Gli ombretti presenti sono sia shimmer che opachi. Ora vado a prendere Soft and Sexy, sempre con lo stesso pennello,
vado quindi a riscaldare il mio colore di transizione. Amo questo pennello perché vi fa veramente una sfumatura molto molto soft, quindi se avete la palpebra larga e ampia tipo come la mia, questo pennello è fantastico perché vi prende perfettamente tutta la piega dell'occhio. Vado ad applicare Forever Yours su tutta la palpebra mobile. Lo applico con le dita perché voglio un effetto un po' più leggero. Un ombretto metallico, non molto pigmentato questo. Sweet Sound, questo che invece a differenza di quello precedentemente applicato, guardate, è più polveroso. Apriamo con le dita. Tamponarlo nell'angolo esterno così. Lo sto sfumando col pennello 227 di Zoeva, anche questo mi piace molto, molto simile a quello di MAC. Allora, sicuramente la cosa che noto è che non c'è molta differenza tra un colore e l'altro. Non mi fa molto impazzire questa cosa, quindi sicuramente come colorazioni preferisco la Nude Spectrum, anche perché alcuni non sono molto pigmentati come la Nude Spectrum, che sono tutti pigmentati. Vado con il pennello 224, questo, a intensificare un po' la mia piega e l'angolo esterno con Slow Dance, cioè sono tutti colori caldi. Quindi di base, se non vi piacciono i colori caldi, già è una palette che escluderei a priori. Non è per niente polveroso, cioè praticamente si alternano ombretti polverosi, appunto giusto, a ombretti totalmente più compatti che non sono per niente polverosi. Con un pennello penna, questo è il mio preferito, il 230, e con lo stesso colore lo sfumo qui la palpebra inferiore. Mi piace sempre dare una base di colore e poi andare bene a definire o a rendere un po' più intenso o particolare il make-up. Questo pennellino qui mi piace molto perché riuscite a entrare, vedete, perfettamente nella piega. Molto molto bello questo pennello. Andiamo adesso con Timeless Chic, che è un nero, ecco, tipo questo, è polveroso. E intensifico leggermente ancora di più qui la piega. Ok, adesso voglio andare a illuminare un po' l'angolo interno. Faccio un mix di Smooth Harmony e Casual Elegance, che sono i colori shimmer più chiari presenti all'interno della palette, e li vado ad applicare qui nell'angolo interno, dare un po' di luminosità a questo make-up. Ok, e vado ad applicare la matita di Zoeva Graphic Eyes Black Box, questa qui, che è molto molto bella come matita, vedete? Bella intensa. Vado a prendere sempre il colore Slow Dance, questo qua più scuro, e la vado un attimino a sfumare maggiormente. Cioè, però guardate la differenza, cioè è impressionante come cambia proprio l'occhio. Cioè, guardate qui, guardate qui, a me piace molto di più sfumata. Perfetto, mi ha fatto un look bello importante. Pink Spectrum, che esteticamente anche questa è sempre uguale, però all'interno abbiamo questi magnifici blush e li vado ad applicare con l'ombretto 128, col pennello 128. Non so, faccio un mix di questi due qui. Vado per gradi perché non so quanto siano pigmentati, quindi quando non conoscete la pigmentazione di un prodotto vi consiglio sempre di andare gradualmente. Alla Summer Strobe Spectrum, anche lei sempre uguale a livello estetico, e all'interno abbiamo questi illuminanti
e ovviamente andrò a applicare quello più chiaro perché gli altri su di me sono abbastanza scuri, però voglio provare a utilizzare questo qui che è quello più scuro, un po' come bronzer, vediamo un po' come si comporta. È un po' troppo caldo, Pamela, non hai avuto una bella idea. Però dai, lasciamo un po' così. Dai, non è proprio malvagio come bronzer su di me, è un bronzer abbastanza luminoso, però si sfuma molto bene. Non mi dispiace come bronzer se avete la pelle super, super chiara come la mia. Col pennello 105, che è proprio quello da illuminante, vado a prendere la cialda, quella che vi ho fatto vedere più chiara, questa qui, e la SU010, che è questa un po' polverosa. Wow! E la vado ad applicare. Bello, non me l'aspettavo così. Interessante. Anche questo pennello non lo possedevo. Devo dire che applica l'illuminante da Dio. E in più avevamo anche gli illuminanti in crema, questi qui nel pottino, che si chiamano Strobe Gel. E ne ho di due colorazioni, la Corona e la Halo, questi due. Però vado a utilizzare su di me Halo, che è quello più chiaro. Non lo so se mi fanno impazzire o meno. Però ho la sensazione che mi abbiano spostato la base. Non so se riuscite a vedere. Sul corpo fanno un bel effetto. Molto molto delicato. Non è niente di super acceso come possono essere gli illuminanti di Mulac. Ora vado ad utilizzare il Graphic Lash Mascara. Quindi dopo l'apertura alcuni mascara che all'inizio magari sembrano un po' normali, ve li ritrovate magari dopo un mese o due settimane dall'apertura che sono completamente cambiati. Allora, mi ha diviso bene le ciglia, però come effetto diciamo che non mi fa proprio impazzire, cioè nel senso è bello, però non vedo, cioè mi ha praticamente, cioè un semplice mascara non mi ha dato chissà quale particolare effetto. Io che non ho delle ciglia eccezionali, comunque non è malvagio, sicuramente su delle ciglia più lunghe l'effetto sarà migliore. Ora sulle labbra invece vado ad applicare questo prodotto nella colorazione Senso, veramente molto particolare, è squadrato e ha questa curva, bellissimo. L'hanno fatto penso così perché va proprio a prendere le labbra, no? In questo modo. Wow! Super pigmentato, bellissimo, fantastico. Cioè se è un gloss, quindi se rimane così, è una via di mezzo tra un gloss e un rossetto liquido, perché è proprio strana la consistenza. È un colore meraviglioso, bellissimo. E con questo scovolino, essendo dritto, la parte superiore, riuscite veramente a disegnare benissimo il contorno. Fantastico. Dovrebbero essere tutti così gli scovolini. Non ho mai disegnato il contorno così bene, bellissimo. Allora ragazzi, sicuramente è un gloss, però è un gloss che io non ho mai provato in vita mia, una texture così, perché praticamente sembra, come vi dicevo prima, un rossetto liquido, ma allo stesso tempo anche lucido, non tantissimo, ma lucido come un gloss. È proprio bello coprente, ce lo sentite sulle labbra, bellissimo, meraviglioso. Devo vedere se ci sono altre tonalità, le prenderò sicuramente perché bellissimo. Un po' di considerazioni finali su questi prodotti per quanto riguarda i pennelli della linea Bambù. Esteticamente, ripeto, non mi fanno impazzire, però a differenza di quelli classici sono più leggeri, quindi magari in viaggio sono più particolari. Come qualità di pennello mi sembrano identici a
a quelli che già avevo. Quella delle sopracciglia la trovo abbastanza valida, perché comunque all'interno avete un bel po' di colorazioni. Se come me vi piace cambiare colore alle vostre sopracciglia, quindi a volte più scure, a volte più chiare, la trovo un ottimo prodotto, e all'interno avete anche due illuminanti. Per quanto riguarda invece questa degli illuminanti, se siete tanto tanto chiare non ve la consiglio, perché non avete una grossa scelta di colorazioni. Non so se sono presenti altre tonalità o se questa è l'unica presente in gamma, ma se questa fosse l'unica, diciamo delle colorazioni un po' troppo scure, almeno per la mia carnagione. Mentre quella dei blush la trovo carina, però avrei preferito magari una scelta di blush molto più diversa. Questa in linea di massima sono molto simili tra di loro. Per quanto riguarda invece la palette, ripeto, trovo che i colori tra di loro siano, una volta applicati, molto simili, e alcuni sono polverosetti, altri non so, cioè sono scriventi, ma dovete stare lì a picchiettarli, per cui preferisco la Nude Spectrum a questa. Molto colpita in maniera super super positiva per questo prodotto, che è il Pure Liquor Lips. Bellissimo scovolino, meraviglioso. Mai provato uno scovolino così performante. Vi fate il contorno precisamente e l'ho amato. Anche la texture del prodotto magnifica. Io non amo i gloss, ma questa texture qui spacca. Lo trovo un mascara sì bello, però molto semplice, quindi se avete delle ciglia molto corte sicuramente non è un mascara che vi fa un effetto particolare. E mi dispiace un sacco per gli illuminanti strobe gel, perché ero molto curiosa di questa formula, però sul viso ho notato che mi va a togliere la base. Questo era tutto, io spero che questo video vi sia piaciuto. Se vi piace questa tipologia monomarca, cioè quella di provare sul viso i prodotti di un unico brand, lasciatemi un piccolo like, così riesco a capire a quante persone può interessare e vedere se è il caso o meno di continuare questa rubrica. Io vi mando un grosso bacio e ci vediamo in un nuovo video. Ciao!